A Parigi siamo tornati a mettere le mani su The Division 2, ma questa volta ci siamo potuti concentrare sulla campagna e l'endgame. Prima però di raccontarvi in 10 punti tutto quello che abbiamo scoperto, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri nuovi contenuti. Move in. I'm here. The Division 2 incarna alla perfezione l'idea di un More of the Same ben calibrato. Pur essendo diverse l'ambientazione, il clima, i personaggi e una buona fetta dei contenuti, questo sequel fa tesoro di ogni critica ricevuta dal capitolo precedente. Riparte così esattamente da dove il primo episodio si era fermato, riproponendo controlli, interfaccia e lo stile di combattimento tipici della serie. Anche le meccaniche di base sono le stesse. Ci si scontra con ondate di nemici di potenza e resistenza crescenti, sempre ben indicati con colori diversi. Pian piano la situazione si complica con le varie tipologie di avversari che obbligano a scegliere con cura chi attaccare per primo e come gestire le coperture. La Casa Bianca, o quello che ne rimane, funge da quartier generale della divisione. L'area è a tutti gli effetti un hub, con diversi venditori e i classici personaggi non giocanti pronti a offrire missioni, accesso alle attività secondarie e gli elementi per la progressione del proprio avatar. La progressione si basa su due differenti valute, che offrono un'ampia libertà di personalizzazione. Una valuta più tradizionale si guadagna all'aumentare di livello e permette di sbloccare le skill attive. Un'altra, ovvero la cosiddetta tecnologia SHD, si può acquisire svolgendo le missioni e consente di acquistare le varianti delle abilità e i numerosi perk che offrono bonus passivi. Sia le missioni principali sia le secondarie sono molto curate. Queste ultime hanno infatti una struttura dungeon, colazione che viene accompagnata anche da un minimo di narrativa. Ancora più interessanti sono poi le attività aggiuntive che si vanno a collegare alla presenza di alcuni accampamenti distribuiti sul territorio di Washington DC. Questi porteranno a girovagare per la capitale americana, con l'obiettivo di salvare e riportare a casa alcuni personaggi non giocanti che a loro volta sbloccheranno nuove sezioni e funzionalità. La Washington DC di The Division 2 è contesa fra tre fazioni, gli Outcast, i Truson e le Iena. Una volta raggiunto il level cap, fissato a 30, arriva anche una quarta fazione, i Black Tusk. Si tratta di una compagnia fortemente militarizzata, dotata di droni e robot cingolati. Una volta raggiunto il massimo livello, diventa quindi possibile ripetere tutte le quest e le attività già svolte in precedenza, sfruttando un livello di difficoltà maggiorato. Inoltre, l'apparizione dei Black Tusk fa sì che alcune missioni specifiche a rotazione subiscano delle modifiche e un picco maggiorato di complessità. Persino i punti di controllo e gli accampamenti potranno essere invasi, ma quali saranno le conseguenze al momento non è dato saperlo. Tutti i contenuti post lancio di The Division 2 saranno gratuiti, inclusi raid, nuovi oggetti, mappe e modalità inedite per i multiplayer. Ci saranno anche 3 interi episodi narrativi per portare avanti la storia e 3 specializzazioni aggiuntive che si andranno ad aggiungere alle 3 comprese nel gioco al lancio. Proprio le specializzazioni sono in grado di modificare sostanzialmente il gameplay, visto che hanno conseguenze sull'organizzazione di squadra nel momento in cui si iniziano a ripetere i contenuti a livelli di difficoltà più elevati. Ogni scelta, infatti, porta in dote non soltanto un'arma speciale, ma alcune varianti inedite per le skill attive, granate speciali e l'immancabile equipaggiamento di classe. Su Xbox One X, The Division 2 conferma una buona stabilità del framerate, a fronte di un comparto visivo piacevole ma non sbalorditivo. Il titolo gira a 4K, con un numero di fotogrammi al secondo intorno ai 30. Al momento però non è noto se il gioco offrirà una qualche opzione grafica per puntare a un framerate più elevato. The Division 2 si conferma insomma il titolo perfetto per chi ha amato il primo episodio e vuole tornare ad affrontare lo stesso gameplay in un'ambientazione inedita e con tanti nuovi contenuti.